Giuseppe Ossia, candidato a sindaco per la lista numero 2, Trasparenza e Partecipazione. A questa tornata elettorale abbiamo due sindaci, entrambi di sinistra. Intanto grazie per l'invito, per poter mandare questo messaggio ai miei concittadini. Siamo un sindaco di sinistra, che sono io, e dall'altra parte c'è un candidato che non mi risulta che abbia tessere di partito, non con il Partito Democratico, né con l'EU, e quindi è un candidato che appoggia una lista di centrodestra, anzi anche estremista. Che dire, io posso dire di essere un candidato di sinistra, l'altro candidato non lo può dire per varie ragioni. Siamo in questa competizione proprio, possiamo solo dire che abbiamo condiviso un percorso politico importante dal 97 al 2018, con tante difficoltà, perché non è stato tutto rose e fiori. E sotto questo aspetto vorrei farvi una breve cronistoria. Siccome lui, questo candidato a sindaco, ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono veritiere. Intanto voglio dire a questo candidato a sindaco che noi siamo un gruppo unito. Il Partito Democratico non è, come vuol far passare lui, un partito disgregato, un partito che si è spaccato e che ha seguito questo candidato a sindaco. Non c'è nessuno del nostro partito che ha seguito una scelta scellerata che ha voluto fare, ma d'altronde chi vuole il potere deve anche diventare impopolare, e lui è diventato impopolare sia per noi gente di sinistra e sia per la gente di destra. Una breve cronistoria, non voglio essere noioso. Nel 2011, quando il candidato a sindaco stava per terminare il suo primo mandato, naturalmente si è autoproclamato sindaco per la seconda volta, perché ci teneva a farlo, perché secondo lui un sindaco deve essere, cioè i risultati di un sindaco si vedono alla seconda legislatura, e quindi nessuno di noi si era preso il desiderio di essere candidato a sindaco. Il segretario di partito, l'ingegnere Bartolo, si era avvicinato e dice: guarda, sento molte lamentele, molte nemicizie da parte del nostro sindaco, sei interessato a fare il sindaco? Io ho detto: assolutamente no, è giusto che lo deve fare il dottore Tedesco. E quindi io non avevo nessuna pretesa, né tantomeno ci avevo mai pensato un giorno nei miei desideri di diventare sindaco, assolutamente no. Quindi lui si è autosponsorizzato, ha voluto a tutti i costi fare il sindaco. Nel momento in cui si è conosciuto poi il candidato del centrodestra, che era l'architetto Tedesco, le sue dichiarazioni sono: potevamo mettere anche un sasso, perché sicuramente vinciamo con 300-400 voti di scarto. Poi il bravo architetto Tedesco ha vinto meritatamente, e da qui praticamente per lui è arrivato il declino. Cosa è successo in questo periodo? Lui è già convocato nella sezione del partito oltre 70-80 persone, e ha dichiarato a tutti che ha chiesto scusa perché la sconfitta è venuta per la sua testardaggine, e poi ha detto che avrebbe fatto l'uomo politico perché ormai il suo ciclo era finito. Non pensava questo candidato a sindaco che il percorso dell'architetto Tedesco durava solo un anno. Nel momento in cui l'architetto Tedesco si è dimesso, è venuto in sezione e ha fatto mia colpa, dicendo che ci ha riflettuto, che si è pentito, che praticamente la gente va allo studio per dire che si deve candidare lui perché si deve la persona esperta. Il partito ormai aveva dato indicazioni ben precise, aveva puntato su di me per la candidatura di sindaco. Io non mi sono messo di traverso, nel senso, non gli ho detto: o candidate a me oppure me ne vado, come afferma lui, o chissà cosa potevo fare. Io sono una persona molto seria e trasparente, per chi mi conosce, non avrei mai fatto una cosa del genere. Detto questo, lui ha insistito facendo riunioni su riunioni e facendo pesare anche la sua importanza di voti, perché è un medico.
mentre io sono un infermiere, un infermiere, lui è un medico, ci tengo a sottolinearlo. Cosa è successo in questa situazione? Che ha cercato in tutti i modi di autocandidarsi ancora a sindaco, il partito è rimasto duro nelle sue decisioni e praticamente lui ci è rimasto male, mi ha offeso in tutte le salse, ma io avevo fatto ancora un passo indietro, dico per il bene del partito io mi metto da parte, spazio a lui, il partito non ha sentito le mie richieste, ha puntato su di me, io a quel punto mi sono candidato. Cosa è successo poi? Lui si è voluto candidare con noi nella lista, nessuno gli ha messo dei veti, si è candidato, ha voluto fare a tutti i costi il consigliere, non è che ha voluto fare lui, gliel'ho imposto io gliel'ho imposto perché c'erano i giovani che dovevano crescere, io gli ho detto al partito, lui si vuole candidare, bene, sarà uno di noi, però non avrà nessun incarico di governo, ha fatto solo il consigliere e lui in questo incarico di consigliere ha trascorso i 5 anni solamente a litigare e a prendersi a bastonate, virgolettate, non bastonate quelle vere, ma proprio con un linguaggio veramente fuori da ogni limite, con Purri e Nicolino Montepaone. Adesso sono tutti insieme, vogliamoci bene tutti insieme. Qualche mese fa si è presentata un'insezione dicendo o Pinussia o io, altrimenti me ne vado. Il partito ormai era concentrato su di me perché dice il partito e la gente che ho governato bene e queste sono le condizioni e le conseguenze della sua sciagurata decisione di andare nel centro-destra, non per il bene del paese, solamente per un discorso di ingordigia, perché lui è un ingordo. Più volte il dottore Tedesco, anche nell'intervista di ieri, ha sostenuto che il PD guardavallese non proprio allo sbando, ma ha perso numerosi iscritti e numerosi elettori. Guardi, finalmente nel partito, con la sua allontananza, si inizia a discutere, si inizia ad avere rispetto verso gli interventi di tutti. Quando c'era lui questo non succedeva. Intanto è un partito forte, è un partito che gli dimostrerà a questo candidato a sindaco che gli piace, non avendo argomentazioni, dire che è un partito che ormai si è disciolto. Non è così, perché quando si permette a fare dei nomi, il candidato Carè e la candidata Samà non sono mai state tesserate del Partito Democratico, soprattutto la Samà non ci risulta mai che questa signora ha avuto una tessera di partito. Se lui lo conferma non gli posso dire che è un bugiardo, gli dico che molto probabilmente è un po' confuso. Cosa lascerà l'amministrazione Ossia alla prossima amministrazione che verrà dall'11 giugno? Intanto la serenità della nostra comunità, della mia comunità, che in questi 5 anni ha veramente contribuito alla ripresa della città. È una città ordinata, è una città che non mancano i servizi essenziali, è una città che ha creato opportunità di lavoro, è una città che vuole continuare su questa strada, è una strada che ci porterà ad avere ulteriori risultati positivi, l'ho già detto nei comizi le cose che sono state fatte, lo dirò domani e dopodomani quello che vogliamo raggiungere, ma lo sapete già perché abbiamo distribuito i nostri programmi, quindi vogliamo che ci sia continuità e la continuità naturalmente arriva se deciderete di dare fiducia a questo sindaco, a questo candidato a sindaco e al gruppo che il Partito Democratico insieme ad altri gruppi di amici hanno voluto darci una mano per creare una lista forte e di qualità. Una sintesi del programma della sua lista o coalizione per certo. I prossimi 5 anni. Guardi, intanto ho sentito le dichiarazioni da parte del candidato dell'altra lista dove mi parla del lungo fiume che bisogna realizzare, ristoranti. No? Io voglio ricordargli al candidato al sindaco che c'è già un progetto di chiosco, c'è già una ditta, una famiglia che si sta adoperando per realizzare il chiosco perché ha partecipato a un bando. Molto probabilmente il candidato a sindaco non lo sa, ma abbiamo attivato anche
un bando unico per creare su tutto il territorio dei chioschi, per dare economia, per creare indotto, per dare la possibilità soprattutto alle nostre generazioni, ai nostri giovani, a non andare via, a rimanere la sera a vivere il nostro lungomare, il nostro lungo fiume. Quindi ci sono già questi chioschi. C'è, come avrà notato, ci sono i lavori per realizzare dei marciapiedi e illuminazione via Antonio Giordano lungo fiume. Vogliamo avvicinare, vogliamo che la gente frequenti il lungo fiume, come siamo convinti del lungomare, perché il lungomare ci sono realizzati due chioschi, due bellissimi chioschi, e sono convinto che in questa estate la gente, i nostri giovani rimarranno sul nostro lungomare, sul nostro bel lungomare curato e frequentato, e sono convinto che nel breve tempo, quindi a distanza di un anno, riusciremo a realizzare tutto il lungomare, altri 320 metri di lungomare, che sarà veramente il fiore all'occhiello della nostra comunità. E quindi si creeranno nuovi posti di lavoro, si creeranno nuovi chioschi, si creerà tutta quella situazione di sviluppo che questa amministrazione vuole. Bisogna parlare con fatti, con atti, non così vorremmo, ci piacerebbe, perché quando non hai un programma serio, non sai quello che vuoi realizzare, ma hai fatto una lista solamente per mandare via la Pinussia, guarda che la gente, caro candidato a sindaco, ti punerà, e ti punerà anche di brutto. Stai tranquillo. Mancano 4 giorni al voto, un appello ai suoi elettori. Io l'appello che voglio mandare ai miei concittadini è quello di darmi la possibilità di contribuire a quello che è stato fatto in questi 5 anni e soprattutto quello che vorremmo realizzare nei prossimi 5 anni. Mi conoscete? Sono una persona trasparente, una persona che non ha nessun tipo di interesse, una persona che ama la mia comunità, la mia gente. È vero, sono infermiere, lo stanno rimarcando alcuni esponenti dell'alta lista, come se l'infermiere ha la peste, ma sono orgoglioso di essere un infermiere. E sai, caro candidato a sindaco a Guardavalle, di infermieri ce ne sono tantissimi, sai, quindi penso che quel dispregiativo sugli infermieri non sia stata una buona situazione, né per te né per l'altro candidato che gli piace denigrare la mia persona. Dico ai miei concittadini: votate con serenità, votate chi secondo voi possa dare un impegno per la nostra città. La nostra città merita delle persone serie, delle persone che hanno a cuore veramente la città, delle persone che non hanno interessi di nessun tipo. E questo candidato a sindaco non ha nessun tipo di interesse, come non lo hanno tutti i ragazzi che fanno parte della lista. Sono ragazzi di qualità, ragazzi con professionalità, ragazzi che hanno solo nella loro idea la voglia di crescita della nostra città. Aiutateci, votateci in serenità, e noi siamo convinti che lo farete, e quindi ci rivedremo poi lunedì sera per festeggiare tutti insieme. Grazie.